Buonasera, sono Sergio Ciliani, agronomo dipendente della Umbraflor. Siamo qui a parlare di ortofrutticoltura, rispondendo ai quesiti che sono stati proposti dopo il precedente video inerente allo stesso argomento. Il successo dell'ortofrutticoltura dipende da diverse variabili, in primis dalla corretta scelta della pianta micorrizzata e poi dalle condizioni pedoclimatiche del sito di impianto e dalle cure pre e post messa a dimora della pianta. La pacciammatura eseguita con breccia calcarea, con pietre frantumate fino ad avere una granulometria del breccino, con un'altezza di 10-15 cm, va eseguita nei primi anni di coltivazione della piantina, fino alla comparsa del pianello. Poi, quando questa area bruciata si manifesterà, noi potremmo non eseguire più la pacciamatura. Per quanto riguarda le cure pre-impianto, dovremmo eseguire una corretta aratura del terreno, dovremmo asportare arbusti e piante arboree che hanno già instaurato un rapporto con le micorrize presenti normalmente nel terreno che potrebbero essere inquinanti dell'apparato radicale delle piante tartufigene, tanto che i risultati migliori si ottengono su seminativi, per esempio, che non hanno presenza di piante arboree ed arbustive. Dovremmo pensare ad un corretto impianto di irrigazione, dovremmo pensare alla pacciamatura, detto in precedenza, alla sarchiatura del terreno nei primi 10-15 cm, fino a un massimo possiamo dire di 15 cm, e dovremmo escludere totalmente una concimazione del sito di impianto. Dovremmo pensare anche all'apporto di inoculo della stessa specie di tartufo delle piante coltivate in modo che possa aumentare la possibilità che le piante inizino a produrre in tempi brevi. Prima che potremo raccogliere il tartufo, dovranno passare dai 5 ai 10 anni dal momento dell'impianto. Il prezzo delle piante correttamente micorrizzate e controllate oscilla dagli 11 euro ai 15. Noi dobbiamo considerare che ogni tartufo ha il suo terreno e clima di elezione, possiamo dire. Un tartufo nero di Norcia o di Spoleto predilige dei terreni con molto scheletro, dei terreni calcarei, dei terreni permeabili, dei terreni in pendenza, esposizioni a sud a quote elevate. Un tartufo scorzone estivo tollera la presenza di argilla e vuole sempre molto carbonato di calcio. Terreni molto argillosi che tendono in qualche modo a pantanarsi in inverno e a spaccarsi in estate, potranno agevolarsi di una pacciamatura eseguita con breccia calcarea, più che correna, io direi di utilizzare del brecciolino proprio. E questo sempre considerando, ecco, la quantità di acqua di irrigazione che noi daremo, perché senza dubbio un terreno pacciamato ha poi un'evaporazione ridotta rispetto ad un terreno libero. Fondamentale è che noi garantiamo la sofficità del terreno con qualsiasi tartufo poi abbiamo a che fare. Quindi il terreno deve essere soffice, una corretta sarchiatura con la giusta profondità. La sarchiatura serve anche a ciò, a rendere soffice la zona del pianello, la zona dove noi andremo poi a raccogliere.
L'Umbraflor, l'agenda vivaistica regionale, fa consulenze per quanto riguarda una corretta lettura dell'analisi del terreno nel sito di impianto, un corretto consiglio su quale pianta possa essere più idonea per il sito e per le condizioni climatiche e quali debbano essere le cure culturali di cui ha bisogno da seguire per un buon successo della tartuficoltura. È possibile portare le analisi presso la sede Umbraflor, leggerle insieme, vedere le piante insieme e effettuare anche su richiesta dei sopralluoghi sul posto. I diversi tartufi hanno dei periodi di raccolta che si estendono quasi per tutto l'anno solare, perché un tartufo nero di Norcia o di Spoleto, pregiate tuber melanosporum vitadini, va raccolto da dicembre a marzo. Uno scorsone estivo va raccolto da giugno ad ottobre, con un periodo di maturità massimo intorno al mese di agosto. Uno scorsone invernale, cioè l'uncinato, va raccolto in autunno. Un brumale o moscato va raccolto nel periodo invernale. Un bianchetto va raccolto da dicembre ad aprile, con un periodo di maturità massimo intorno al mese di marzo, tanto che è chiamato anche marzuolo. Un bianco pregiato va raccolto in autunno, durante il mese di ottobre-novembre. Il piano di sviluppo rurale della regione dell'Umbria, nella misura 8.1, finanzia la tartuficoltura su una superficie minima di un ettaro. Questa superficie è in grado di ospitare poco più di 400 piante correttamente micorrizzate ed è questo un giusto investimento da fare per poter partire, se si vuole anche approfittare appunto del contributo pubblico. Potremmo ricavare in piena produzione, non mi sbilancio, ma dai 50 ai 100 kg ettaro di tartufo, distinguendo, ecco, quello lì che può essere uno scorsone estivo, magari sui 100 kg, oppure un nero pregiato sui 50 kg all'ettaro. Al di là della superficie minima che può essere finanziata con un piano di sviluppo rurale, anche delle superfici più piccole, dai 2.000 ai 3.000 metri quadri, possono ospitare un impianto di tartuficoltura che può dar reddito. Tenendo conto del fatto che un impianto di circa 400 piante può produrre circa 50 kg di tartufo, anche la superficie di 1.000 metri quadri, cioè una tavola, quindi la decima parte di un ettaro, può dare delle soddisfazioni. Il prezzo di mercato del tartufo è legato alla disponibilità della materia prima. In annate come questa, ma anche possiamo dire le ultime annate, la rarità della materia prima ha fatto sì che quest'anno, per esempio, il tartufo nero pregiato di Norcia di Spoleto spunta dei prezzi di 900 euro al chilogrammo, un tartufo bianco di 4.000 euro al chilogrammo, ed è logico che con una domanda che aumenta e le condizioni climatiche degli ultimi anni che hanno fatto sì che la disponibilità sia sempre più bassa, tutto ciò ha portato a delle quotazioni molto elevate. Grazie per l'attenzione, sono sempre a vostra disposizione per qualsiasi domanda sulla tartuficoltura ed altro.